5 dicembre 1967. Aldo Braibanti, professore di filosofia, è accusato di plagio nei confronti di due suoi studenti che sono andati a vivere nella sua abitazione. Il caso Braibanti suscita clamore nell'opinione pubblica e fra gli intellettuali del paese. Fra il docente e i suoi allievi c'è una relazione omosessuale. Il professore viene arrestato e portato nel carcere romano di Regina Coeli. La Corte d'Assise di Roma ritiene Braibanti Aldo colpevole del reato di cui all'articolo 603 codice penale. Lo condanna a 9 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.